Vi volete sposare? Va bene, fatelo, ma con questi segni dello zodiaco. Ci sono dei segni dello zodiaco che dal mio punto di vista sono i miglior partner da tenersi accanto per tutta la vita, anche se molto spesso vengono categorizzati con degli stereotipi che fanno pensare tutt'altro. Beh, in questo video voglio andare a sfatare dei miti, voglio dire quello che penso in merito a delle relazioni a lungo termine con questi segni e soprattutto lo voglio dire sia per chi li ha come ascendente sia per chi lo ha come segno solare. Pertanto ritenetevi coinvolti a prescindere da dove lo avete questo segno. Prima di cominciare ci tengo a dare il benvenuto alle nuove persone che si sono iscritte al canale ed ovviamente se non l'hanno ancora fatto di attivare subito la campanella delle notifiche, così gli arriveranno tutte le notifiche ogni volta che pubblico un video e soprattutto di prendere questo video come il mio punto di vista soggettivo, personale, quindi non è un mantra. A questo punto iniziamo. In quinta posizione ho messo il segno dei gemelli. Sapete perché? Perché amano oltre la logica. Amare oltre la logica significa che non è un amore razionale, non è un amore pensato, è un amore di quelli che non riesci a contenere nel momento in cui senti le emozioni e quelle che vuoi provare sono davvero genuine. I gemelli è questo. I gemelli è quella sensazione che ti fa provare il fatto che ti amerà per sempre. Sei tu che probabilmente amerai per sempre i gemelli, perché le sue emozioni non sono pensate. Sono delle emozioni che talvolta in una relazione non fanno parte del classico standard di una coppia normale, come per esempio la classica cena a sorpresa o la vacanza a sorpresa, quelle cose lì. Il gemelli è diverso, è originale e chiaramente averlo al proprio fianco quando si riesce davvero a conquistare il suo cuore, state certi che ti amerà sopra ogni altra persona, perché il gemelli è questo, è una persona che sembra si apra con tutti, e dico sembra perché in realtà non si apre con nessuno, è soltanto una maschera quella che ha, ma quando si apre è perché davvero sente che dall'altra parte c'è qualcuno che lo riesce a capire e non è per niente facile. Il gemelli è raro, è per pochi e se ce lo hai, tienitelo stretto. Al quarto posto c'è il segno dei pesci. Che tu sia una femmina, un maschio o che tu lo abbia sotto il sole o come ascendente, questo è un segno che sicuramente rende la coppia una coppia fantastica e speciale. Averlo al proprio fianco per sempre, se ti vuoi sposare, significa avere una persona perennemente dolce, perennemente con la testa proiettata al voler crearsi una famiglia che comunque possa stare stabile nel tempo. È una persona molto premurosa, soprattutto nei confronti dei bambini, ed infatti è il classico padre, nel caso in cui fosse un maschio, che tiene molto al benestare dei propri figli rispetto al suo, quindi metterebbe loro prima di ogni altra cosa, mentre se la mamma pesci ha a che fare con dei bambini, chiaramente risulterà protettiva fino alla loro morte, a prescindere da quanto loro vivranno e da quanto lei vivrà. Metterà in un certo modo la sua persona sempre al di sotto della loro. In un certo qual modo quindi agiscono allo stesso modo, sia pesci maschio che femmina, ma ciò che li rende davvero dei partner assolutamente eccellenti è il loro romanticismo, oserei dire inguaribile romanticismo, cosa che probabilmente al giorno d'oggi viene un po' a mancare nelle menti delle persone un po' più giovani, perché il pesce è vintage, il pesce ha una mentalità molto molto antica che va a rispettare la figura femminile nel caso dell'uomo, viceversa la figura maschile nel caso della donna, perché il pesce non è una persona che tende a forzare i tempi, è una persona paziente che sa rispettare lo spazio intimo degli altri e di conseguenza sente quando qualcuno non vuole aprirsi in qualcosa, non forza a farlo parlare, piuttosto lo aiuta ad esprimersi, a cercare di farlo aprire nel modo più leggero e meno distruttivo possibile, e questo chiaramente fa innamorare molto le persone, ma soprattutto l'innamoramento che hai del pesci è un innamoramento genuino dovuto al fatto che il pesci è proprio così come è, una persona sincera, non si finge nessuno, se lo vedi debole è debole, se lo vedi forte è perché è un momento in cui lui è forte, ma di base è lui. In terza posizione ho voluto piazzare il segno del toro, perché il segno del toro, oltre ad essere una delle persone più rinomate nello zodiaco per essere stabile mentalmente e quindi coi piedi per terra, può conferire sicuramente stabilità all'interno di una coppia. Chiaramente se si parla di avere una relazione a lungo termine bisogna avere a che fare con qualcuno che sappia davvero mettere delle radici che non vadano a sradicarsi al primo ostacolo, alla prima intemperia, ed è proprio questo il punto di forza del toro. Sappiamo come le relazioni spesso finiscono non tanto perché non c'è più amore, ma quanto perché non c'è più la forza di superare gli ostacoli. Sono proprio gli ostacoli che si interpongono all'inizio di una relazione fino
alla fine tra le persone che rendono l'amore più affievolito, più debole. Le persone iniziano ad impaurirsi e pensano che non c'è più nulla da fare, ma il toro non molla. La testardaggine del toro, per fortuna, riesce anche a sopravvalere nei momenti no di coppia, e questo chiaramente lo fa per entrambi. E infatti il toro è quella classica persona che all'inizio di una relazione fa una e su una soltanto promessa, quella che se ci dovesse essere un problema qualunque che non va bene a lui o a lei o viceversa, bisogna dirselo subito, non bisogna tenersi nulla dentro, perché quel nulla potrebbe diventare un muro che andrebbe a dividere la coppia. E soprattutto quando lo si dice subito è risolvibile, perché le cose vanno prese in tempo, e il toro questo lo sa fare molto bene, quindi è un gran partner. In seconda posizione c'è il segno del cancro. I cancerini sono letteralmente le persone che io le oserei chiamare persone di casa, cioè amano letteralmente crearsi un nido con la propria relazione. Cioè la propria relazione deve essere un qualcosa di, diciamo, già scritto nel destino, ma allo stesso tempo che viene scritto però in modo improvvisato. Quindi è molto filosofico questo ragionamento, perché il cancro è un inguaribile romantico anche lui, non tanto quanto il pesce, perché il suo romanticismo è molto più dolce. Infatti il cancro a inizio relazione, quando lo si impara a conoscere, non è assolutamente facile comprendere la sua personalità, perché essendo lunatico alle volte può comportarsi in un modo molto tenero e altre volte in un modo anche molto imprevedibile e sfuggente. Il bello arriva quando il cancro arriva a sciogliersi, perché quando si scioglie lui inizia letteralmente a far dipendere la sua vita in modo positivo, non in modo tossico, le sue azioni, i suoi pensieri rivolti al partner. Cioè tutto ciò che fa il cancro deve in un certo modo avere una parentesi di riguardo nel partner, perché altrimenti non va fatta questa cosa. È molto altruista, è molto pensatore, riflette tanto prima di fare una qualunque azione, pensa alle conseguenze che potrebbe avere nella mente del partner, perché altrimenti se così non dovesse accadere significa che il cancro non è veramente innamorato, questo è quanto. Quindi già questo è un campanello d'allarme per qualcuno, se lo volesse capire. Ma la cosa più importante, perché in questo video parliamo di relazioni a lungo termine, se si sposa il cancro è perché davvero lo vuole. Dovete pensare che questo è un segno che in realtà non ama sposarsi, cioè di base pensa che il matrimonio sia una cosa di contrattualizzazione di un sentimento che non ha senso dal suo punto di vista, perché l'amore va visto puro per come è, poi contrattualizzarlo è un altro paio di maniche. Ma se lo fa è perché magari c'è una necessità particolare da parte del partner che lo desidera, lo ha sempre desiderato, e lui si concede a questo desiderio del partner, state certi che il cancro non vi mollerà mai, perché il matrimonio, dato che lui non lo vuole, se fa questo passo diventa un anello della catena di acciaio inox inossidabile e nemmeno scalfibile, cioè. Ma al primo posto, il segno migliore con cui sposarsi, perché davvero non vi tradirà mai e soprattutto sarà per sempre non soltanto il vostro fidanzato o fidanzata, ma anche il vostro migliore amico, è lo Scorpione. Io ragazzi qua faccio chapeau allo Scorpione, chiedo perdono se in tutti i miei video ho sempre detto dello Scorpione che era un manipolatore, che era un grandissimo che poteva essere una persona anche abbastanza cattiva, per carità, confermo, non mi ritiro niente di quello che ho detto. Sono tutti i lati del suo carattere che derivano da un'indole istintiva che lui ha. Ma se dobbiamo considerare lo Scorpione innamorato, e qua cambiano molto le carte in tavola, allora abbiamo a che fare con una persona completamente diversa. Una persona che probabilmente riesce sempre ad essere tutte quelle caratteristiche negative, ma nei confronti del partner diventa un pilastro fondamentale. Ma non perché il partner diventa un sottone dello Scorpione, cioè diventa dipendente dello Scorpione. No, errore. È perché lo Scorpione vuole dare l'idea dal partner che lui è un punto ormai talmente tanto fisso che non deve neanche essere più considerato come un partner. Deve essere considerato quasi come un fratello o una sorella. Passatemi il termine, non voglio che travisiate. È chiaro che in una relazione non bisogna pensare di avere a che fare con un partner che diventi un legame affettivo di quel genere. Ma il legame di un fratello e sorella, avete capito il senso, è incondizionato. Non c'è nulla che possa pensare di dividervi.
quello deve pensare, cioè il grado di amore deve essere quello, e lo scorpione vuole che sia così, vuole quello, vuole fiducia, e la fiducia assolutamente te la fa sentire. Sappiamo quanto sia geloso in amore e possessivo, e questo chiaramente lo rende una persona talvolta con delle insicurezze che vanno colmate con il giusto amore, con la giusta comprensione affettiva, cosa che non è da tutti, perché lo scorpione, ragazzi, su 10 persone che potrebbe conoscere, probabilmente mezza andrebbe d'accordo con lui, e per mezza si intende mezza, cioè praticamente nessuna, perché lo scorpione è difficile, siccome il suo amore è difficile che venga veramente fuori, quando viene fuori non lo spreca, è come se dovessimo chiedere letteralmente di andare avanti con una macchina senza carburante. Lo scorpione, l'amore, ha un carburante limitato, è come il carburante di una macchina, se finisce non corre, ma se lo usa, allora quel carburante deve essere dosato in modo che duri per sempre, ed è quello che farà con la persona giusta, e lo scorpione riuscirà davvero ad esserlo, il partner migliore di tutti. Siamo giunti alla fine, questi per me erano i segni migliori con cui qualcuno potrebbe pensare di sposarsi. Il matrimonio è un passo molto importante nella vita di tutti. Io probabilmente non penso di farlo, perché non è una cosa che dal canto mio risulta essere bella per racchiudere il sentimento, ma perché è un mio punto di vista, ragazzi, ci sono delle opinioni, fatemelo sapere nei commenti che cosa ne pensate. Dal canto mio, contrattualizzare qualcosa che è un'emozione, quindi è roba empatica, astratta, emotiva e sensazioni, semplicemente perché c'è, cioè, il matrimonio sicuramente è un evento fantastico, glorioso, è un evento che dove si possono racchiudere tutti gli amori della propria vita, famiglia, amici, parenti, saluti, mazzi. Però raga, secondo me l'amore è un qualcosa di importantissimo che può essere celebrato semplicemente giurandosi amore eterno tra di noi. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere se voi siete d'accordo con me, se avete avuto modo di conoscere il cuore di queste persone, e altrimenti ditemi nei commenti qualche altro segno dello zodiaco che secondo voi meritava di essere messo qua dentro. Ale vi saluta, vi vuole molto bene, come sempre, vi augura una buona serata, una buona giornata. Ciao a tutti.